Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè GamsGo, il portale di condivisione degli account dei servizi streaming. Rimanete collegati fino alla fine del video per maggiori informazioni e un codice sconto studiato apposta per voi che seguite la versione di Barley. Oggi parliamo di un film del 2023, ma non solo. Parliamo di una vera e propria icona nata con delle intenzioni ben precise, quasi sociologiche, che però poi negli anni è diventata un'icona terribilmente pop. A dimostrazione di come un'idea o un personaggio partorito da una specifica cultura, in questo caso la cultura giapponese, venga completamente trasformato quando è un'altra cultura, nello specifico la cultura occidentale americana, a trattarlo come proprietà intellettuale, spogliandolo dei suoi significati più profondi e rendendolo semplicemente un pupazzone che distrugge cose. Sto parlando di Godzilla, il dinosauro radioattivo creato in Giappone nel 1954 e ancora oggi in grado di sorprendere il mondo del cinema grazie alla sua ultima incarnazione, cioè Godzilla Minus One, che potete trovare disponibile su Amazon Prime Video Giappone. Occhio, potete accedervi tranquillamente con una buona VPN. Chissà quando mi sponsorizzerà una buona VPN. Godzilla in Giappone è un vero e proprio simbolo. È il fantasma del più grande trauma del paese del sollevante, cioè le bombe atomiche di Nagasaki e Hiroshima, che ogni tanto torna a tormentarli per ricordargli non solo della terribile devastazione che hanno subito, ma soprattutto dell'onta, della vergogna del doversi arrendere al nemico, di essere il simbolo della più clamorosa e distruttiva sconfitta di ogni guerra. Tutto questo nella raffigurazione di Godzilla degli americani scompare sotto le macerie di caterve di effetti speciali e trame senza senso. Ma Godzilla Minus One, per fortuna, riesce nell'impresa di ripristinare il senso originale del personaggio, tra l'altro ottenendo un enorme successo. Ne parliamo dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Ma partiamo da lui, da Godzilla. Godzilla è un cosiddetto kaiju, che in giapponese vuol dire mostro radioattivo. Le sue origini sono state più volte distorte nel corso del tempo. Per anni è stato erroneamente definito come un lucertolone mutato dalle radiazioni nucleari. In realtà, nella sua genesi originale, Godzilla è un vero e proprio gigantesco dinosauro, rimasto in letargo per secoli nelle profondità marine e risvegliato proprio da un'esplosione nucleare. L'esposizione alle radiazioni lo hanno reso letteralmente isterico. Come un tossico in botta da anfetamina, Godzilla è perennemente fuori controllo e sfoga questa sua follia radioattiva distruggendo tutto quello che si trova davanti. Il personaggio di Godzilla è stato creato nel 1954 dal produttore giapponese Tomoyuki Tanaka. Sono passati 9 anni dalla traumatica fine della guerra e dalla resa del Giappone, ma soprattutto sono passati 9 anni dalle 2 bombe atomiche sganciate dagli americani e il Giappone era in piena fase di rimozione del trauma. Non si parlava di quello che era successo. Troppo traumatico e era troppa la vergogna collettiva di un popolo che fa dell'onore il suo concetto portante per poter anche solo pensare di convivere serenamente con quella sconfitta. Ma proprio nel 1954 accade un altro incidente nucleare che colpisce ancora il Giappone, non direttamente e non con quel livello di devastazione, ma con un effetto emotivo che finalmente, direi, risveglia le coscienze del popolo. Sto parlando dell'incidente del Daigo Fukuryumaru, un peschereccio giapponese rimasto coinvolto nel test nucleare americano denominato Castel Bravo, test durante il quale è stata sganciata una nuova bomba atomica nell'atollo di Bikini nell'Oceano Pacifico, test che ha creato un'onda di radiazioni che ha colpito proprio il peschereccio giapponese. La Daigo Fukuryumaru stava pescando al di fuori della cosiddetta zona di pericolo tracciata dal governo americano. Ma la potenza dell'esplosione fu addirittura superiore a quella prevista e soprattutto le condizioni meteo e del vento cambiarono repentinamente, spingendo così il peschereccio ad un'esposizione al fallout radioattivo di diverse ore.
Simbolo di questa tragedia fu il radiotelegrafista del peschereccio, cioè Kuboyama Aikiki, che morì 6 mesi dopo l'incidente proprio a causa dell'elevata esposizione alle radiazioni. L'incidente del Daigo Fukuryumaru scatenò un forte sentimento antinucleare e soprattutto un forte sentimento anti-americano. E proprio in questa atmosfera il produttore Tanaka partorisce l'idea di Godzilla. Un mostro le cui origini sono precedenti a quella del genere umano, risvegliato proprio dalla follia distruttiva dell'umanità e per questo accecato dalla furia e dalle radiazioni che non solo lo hanno riportato in vita in un mondo in cui non vuole vivere, perché è un mondo predato e tiranneggiato dalla razza umana, ma che lo ha reso un qualcosa che lui stesso non sa gestire. Nella mente di Tanaka, Godzilla è il simbolo di tutte le colpe dell'uomo, che ogni tanto appare per ricordarci che, anche se ci sentiamo forti perché siamo in grado di costruire bombe devastanti, da un momento all'altro potrebbe arrivare qualcuno più forte di noi e schiacciarci come insetti. Godzilla per i giapponesi diventa così un monito. Non dimentichiamo, non facciamo finta di niente, ma rimaniamo uniti e combattiamo. In tutti i film di Godzilla, che sono tanti, dal 54 ad oggi ben 32 film dedicati al mostro radioattivo, è proprio questo il tema centrale. Cioè, quello che sembra un male indistruttibile, lo possiamo battere solo rimanendo uniti e lottando con onore. Il nome Godzilla è un neologismo creato dalla fusione di due parole, cioè gorilla e balena. Cioè i due animali a cui i primi scultori che hanno dovuto modellare il personaggio nel 54 si sono ispirati. Il suffisso God, cioè Dio, gli è stato erroneamente appioppato dagli americani, trasformando il mostro radioattivo appunto in un dio di un'altra dimensione, che però non ha niente a che fare con il vero nome del personaggio. Infatti il nome Godzilla in giapponese si pronuncia Godzilla, appunto metà balena, metà gorilla. Hollywood lo ha voluto trasformare in un dio per un motivo molto semplice: per togliersi rapidamente di mezzo il senso di colpa delle bombe americane. Nella versione occidentale di Godzilla il mostro non è radioattivo per niente, è solo un mostro. E a differenza della sua versione giapponese, non è una sorta di spirito distruttore sopra le parti, cioè né buono né cattivo, ma è in realtà una sorta di alleato degli esseri umani, che ogni tanto arriva nella nostra dimensione per rimettere a posto certi equilibri o per combattere altri mostri. Wow, un'opera di lavaggio della coscienza e i limiti del ridicolo. Sin dai primi film il personaggio di Godzilla è stato interpretato da uno stuntman all'interno di un costume. Siamo nel 1954, non esiste la computer grafica, esisteva la stop motion, ma per la mobilità di cui aveva bisogno Godzilla, che doveva emergere dal mare e distruggere intere città, non era una tecnica praticabile. Venne così costruita una tuta di lattice con all'interno uno scheletro di bambù e una tela metallica e poi riempito di cuscini per rendere l'interno il più confortevole possibile. Il costume finito pesava più di 100 kg e lo stuntman che ha interpretato Godzilla per più di 10 anni, cioè Kenpachiro Satsuma, ha sofferto di deprivazione d'ossigeno, affogamento parziale, scosse elettriche e lacerazioni su gambe e braccia. Cosa non si fa per il cinema? Negli anni 80 invece viene usato un cosiddetto cybot, cioè una versione di Godzilla alta 5 metri per le riprese da vicino. Con l'avvento della CGI invece Godzilla è sempre stato realizzato con la computer grafica. Il ruggito originale del mostro radioattivo è stato creato dal compositore giapponese Akira Ifukube, registrando il suono di una corda di contrabbasso sfregata con un guanto coperto di resina di pino e successivamente rallentando il suono ottenuto. Ruggito rimasto uguale ancora oggi, almeno nelle versioni giapponesi. Godzilla è un nome che conoscono tutti, perché negli anni è diventato un'icona pop. Godzilla in Occidente è stato usato per campagne pubblicitarie di compagnie telefoniche, automobili, catene di fast food, abbigliamento sportivo. Come si fa a prendere sul serio un mostro radioattivo dopo che lo hai visto giocare a basket contro Charles Barkley indossando degli stupidi occhiali da sole rosa? Per fortuna i giapponesi hanno deciso di riprendere in mano la situazione e restituire la dignità originale al personaggio di Godzilla.
Già nel 2016 è uscito un film intitolato Shin Godzilla, realizzato da Hideaki Anno, creatore dell'anime Neon Genesis Evangelion, quindi in patria letteralmente un idolo. Shin Godzilla è un vero e proprio reboot del personaggio, si riparte da zero nel Giappone moderno, dove Godzilla alla fine del film rimane ibernato nella skyline della città a dimostrare che il Giappone, con certi fantasmi, dovrà convivere per sempre. E arriviamo al 2023, anno in cui esce Godzilla Minus One. Film antologico che riporta indietro le lancette del tempo addirittura a prima del 54, quindi prima della creazione di Godzilla stesso. Siamo infatti alla fine della seconda guerra mondiale e un pilota kamikaze dell'aeronautica giapponese, che non ha avuto il coraggio di sacrificarsi per il suo paese, assiste all'attacco di Godzilla ad una base militare. Muoiono tutti, tranne lui e un meccanico di aerei, che lo maledice per non essere intervenuto in difesa dei suoi compagni. Il pilota di nome Koichi torna in una Tokyo devastata dalla guerra e anche lì viene tormentato da una vicina di casa per essere ancora vivo. Lui infatti era un pilota kamikaze e il fatto che non abbia avuto il coraggio di sacrificarsi non solo fa di lui un vigliacco senza onore, ma lo trasforma nell'emblema della sconfitta del Giappone. Koichi cerca di rifarsi una vita, con un nuovo lavoro, una convivenza con una sopravvissuta ai bombardamenti, con la quale adotta una piccola orfana, e con nuovi amici. Ma ogni volta viene tormentato dal senso di colpa, e ogni volta viene tormentato da Godzilla, che sembra avercela proprio con lui. Non solo attacca la nave dove lavora come sminatore, ma attacca la città di Ginza, dove lavora la sua convivente. E ragazzi, la scena dell'attacco a Ginza da parte di Godzilla è un orgasmo cinematografico. In questo film Koichi diventa la metafora di tutto il Giappone post-guerra, che invece di affrontare le proprie responsabilità, cerca di evitarle, di nascondersi. Ma solo affrontando faccia a faccia le difficoltà, in questo film simboleggiate da Godzilla, e affrontandolo tutti uniti, si può sperare in un futuro migliore. Nel film non manca una stoccatina agli Stati Uniti, a cui il Giappone chiede aiuto per affrontare l'emergenza Godzilla, ma gli Stati Uniti si defilano indifferenti. Il titolo Minus One definisce proprio lo stato di un paese in ginocchio per aver appena perso una guerra che viene ulteriormente attaccato. Quindi si va sotto il ground zero, sotto lo zero, e quindi si parte da meno uno, quindi Minus One. Ed è molto bello questo titolo perché ci fa capire che il protagonista del film non è tanto Godzilla, ma è il Giappone. Il film è veramente una figata ed è una visione super consigliata. Ho amato tantissimo la rappresentazione di Godzilla, che nonostante sia in CGI, sembra una persona in una tuta di lattice, ma letale. La scena in cui carica il suo raggio laser è davvero pazzesca. Cioè, lo sai che è CGI, ma sembra anche pratico. Sembra gommoso e fantastico allo stesso tempo. Tra l'altro, questo film ha vinto l'Oscar proprio per gli effetti visivi, film costato 15 milioni di dollari, con un team di lavoro in post-produzione di sole 35 persone. Ora, la prossima volta che andate a vedere un film americano pieno di effetti speciali, rendetevi conto ai titoli di coda di quanta gente lavora agli effetti speciali. Ecco, a Minus One hanno lavorato 35 persone. E il regista del film è anche il direttore degli effetti speciali, cioè Takashi Yamazaki. Hollywood, dopo aver ridotto Godzilla ad un meme, ora dovrebbe davvero imparare da questo film come riuscire a realizzare effetti visivi impressionanti con un budget così ridotto. Agli Oscar Godzilla ha battuto l'ultimo Mission Impossible, che è costato quasi 300 milioni di dollari, cioè 15 contro 300. Vi lascio in descrizione il making of di questo film, dove potrete veramente godere delle invenzioni di questo team di lavoro che ha realizzato qualcosa di unico. Ovviamente il mondo della birra poteva lasciare in pace un simbolo come Godzilla? Decisamente no. Ci sono decine di birre dedicate al mostro radioattivo e tutte usano il nome Godzilla così, come se fosse di dominio pubblico. Infatti la Toho, casa di produzione tuttora detentrice dei diritti del kaiju, è in causa con tutti questi birrifici. Questo vuol dire principalmente due cose: che molti birrifici fanno le cose un po' a cazzo, che il nome Godzilla è talmente
popolare nella testa di ognuno di noi che non viene nemmeno collegato ad una proprietà intellettuale. Godzilla è un concetto, è qualcosa di grosso, cattivo, potente, ma anche goffo allo stesso tempo. E questa goffaggine, negli anni, secondo me è stata anche molto montata da serie come per esempio i Power Rangers, che spesso combattono contro questi kaiju che vengono da lì, la loro massima ispirazione è proprio Godzilla, e sono appunto degli stuntmen, delle buffe tute che fanno buffi movimenti. Però Godzilla è un'altra cosa. Però devo dire che l'Occidente in questo specifico caso di Godzilla ha dato veramente il peggio di sé. Noi occidentali non abbiamo icone così forti, però come se il Giappone iniziasse ad utilizzare la figura di Gesù Cristo per pubblicizzare prodotti da Dio. Wow, mi sono impegnato, eh. Prima di passare alla birra, voglio ringraziare lo sponsor di questo video, cioè GamsGo, il portale di condivisione degli account di servizi streaming. Abbonarsi a tutti i servizi streaming presenti oggi sul mercato potrebbe costarvi più di 500 euro l'anno, ma con GamsGo, con pochi euro al mese, potete abbonarvi a piattaforme come Netflix, Spotify per la musica, Disney Plus, Paramount Plus, Crunchyroll. Abbonarsi è semplicissimo. Cliccate sul link in descrizione, scegliete il servizio a cui abbonarvi, come per esempio Netflix, e mi raccomando, in fase di iscrizione usate il codice sconto BARLEY per avere un 5% in più di sconto sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto in più su tutte le altre piattaforme. Inizia a risparmiare con GamsGo, così avrai più soldi da spendere nelle tue birre preferite. Ma beviamoci una birra insieme. Ovviamente non ho trovato queste birre dedicate a Godzilla, perché sono principalmente birre o asiatiche o americane. Ma ho deciso di stapparmi una Tropical Sour del birrificio Cool Head, perché per un film che mi è piaciuto ho deciso di bermi una birra che so mi piacerà un sacco, cioè una sour, una birra leggermente acida con frutta tropicale, quindi mango, passion fruit e lici. Wow, un succo di frutta. La schiuma è andata via subito, questo probabilmente per la grande presenza di fruttosio. Si presenta estremamente torbida. No, vabbè, veramente un succo di frutta. Faccio fatica a chiamarla birra questa. Assaggiamo. Allora, la punta sour si sente, presente, abbastanza piacevole. Anche la punta di frutta ammorbidisce il tutto, rende la bevuta più dolce a contrastare l'acido. Ma quello che non mi convince di questa birra è la carbonazione. È troppo carbonata, è frizzantissima, non so come spiegarvelo se non così. È gratta, è veramente troppo, troppo frizzante. No, speravo meglio, mi aspettavo di più. Purtroppo Tropical Sour di Cool Head bocciata, ma Godzilla Minus One super promosso. Vi ricordo, lo trovate su Amazon Prime Video Giappone, con una VPN ci accedete tranquillamente. Se vi è piaciuto il video potete offrirmi una birra con il pulsante grazie che trovate sotto il video. E dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.